io ringrazio questa emittente che mi dà l'opportunità di parlare di questa partita, questa tredicesima partita di campionato, quando, seconda del girone di ritorno, quando ne mancano 11 al termine. Era un esame, diciamo, che doveva superare a pieni voti e l'ha fatto sicuramente il neoentrato Omar Serravalli, che ha mostrato alla nostra intervista tanta intelligenza del basket e parlato di schemi, parlato di personalità dei nostri ragazzi, ha parlato di tante cose che ne fanno un campione veramente, lo è stato da giocatore e lo sarà sicuramente anche da allenatore. È arrivato fino alla Serie C nel Pontassieve, nella Val di Sieve e sicuramente io gli auguro di poter portare in Serie B anche l'Arezzo, diciamo. E la partita odierna è stata una partita combattuta soltanto per un quarto, primo e il secondo periodo, poi è venuto fuori la classe indiscussa di Dunkerlis, lo zar lituano, che con 24-25 punti praticamente ha chiuso da sé solo, unitamente a Cutini con 12 punti, ha chiuso il match. Una partita importante perché era praticamente la motivazione completamente diversa delle due formazioni, quella di agganciare la scuola basket Arezzo da parte della Meloria, posizionata a 14 punti, e invece quella dell'Arezzo di allungare il vantaggio, di portarla a 4 punti e andare a 18 punti nella zona playoff tranquillamente. Quindi è stata la partita spartiacque che ha fatto vedere, dopo due conquiste esterne a Colle, a Fucecchio, l'impronta del coach si è vista anche oggi, ha dato quella carica, ha dato quella sicurezza, quella tranquillità. Abbiamo visto nei tiri liberi, ma è successo che dei 15 tiri soltanto falliti soltanto due, mai successo. Avevamo sempre una percentuale bassissima, 60-70%, ma mai l'89-90% di realizzazione. Quindi anche la compostezza con cui sono stati in campo i nostri ragazzi è un coach che ci voleva, e chiaramente ci voleva. Io voglio ringraziare sicuramente D'Elia, Peppe D'Elia e lo stesso Pasquinuzzi, che ha preso le redini per tre partite, perché hanno fatto tanto nel settore, hanno fatto tanto nel roster, hanno dato la loro saggia tecnica, la loro saggia istruzioni, i loro schemi. Chiaramente può darsi che i ragazzi si fossero adagiati sul comportamento un po' remissivo di Peppe D'Elia, c'era entrato quell'entusiasmo, quella troppa confidenza che magari un coach deve avere nel suo ruolo di allenatore, nel suo ruolo di istruttore. Omar Serravalli ho visto veramente una ponderatezza, ho visto un equilibrio del mento valido. Non si può conoscere una persona da una partita oppure da un colloquio di 5 minuti, però mi è sembrato veramente lungimirante anche lui, osservando i suoi programmi, osservando i suoi progetti e cercando di realizzare quelli che gli sta chiedendo la Scuola Basket Arezzo del suo presidente Mauro Castelli, che è il raggiungimento dei playoff e poi eventualmente proseguire ulteriormente. Grazie.